Hola, hola a tutti. Dunque, io devo dire la verità, oggi non sapevo bene cosa volevo fare, però mi hanno dato l'ispirazione alcuni personaggi molto simpatici. Allora, devo dire che ultimamente, avendo molto più tempo libero, sto facendo un mare di cazzate, cioè di cose che una volta avrei ritenuto cazzate. Invece mi sa che sono più importanti di quello che pensassi. Ho sbagliato ed è colpa mia. Cosa che non ammettono tutti. Cioè, in questo mondo stanno diventando tutti come Fonzie, che non riusciva a dire ho sbagliato. Lui ci provava moltissimo, ma no, non ci riusciva. Credo che sia una conseguenza del trumpismo, oppure stanno tutti rincoglionendo. Comunque. L'idea me l'ha dato un pazzo che mi ha dato della 48enne, della donna 48enne o anche più vecchia. Allora, innanzitutto, questa è la prima volta nella vita che vengo insultata in questo modo, perché in genere la gente mi prende più giovane, per più giovane di quello che sono, e con questa scusa, mi maltratta, non mi prende sul serio, mi tratta come se fossi una ragazzina. Quindi volevo ringraziarti, per una volta, qualcuno finalmente mi prenderà sul serio. Povero pirla, penso che il tuo nome sia tipo Peppis, quindi se mi fai un favore di scrivermi, invece con la mail privata, di scrivermi proprio su tutti i miei video, così almeno più commenti ci sono, più monetizzo e tu sei un coglione. Perché mi hai dato anche l'idea per questo video invece di distruggermi l'autostima, quindi cioè, hai perso 800 volte. Per favore, presentati al mio cospetto. Perché sono molto dominante e chiedimi scusa strisciando viscido verme. A proposito di viscidi vermi, posso ricollegarmi a un altro argomento che mi sta facendo pisciare dal ridere. Perché avevo visto un video bellissimo della diva, in cui aveva detto fondamentalmente, che lei, insomma, sfruttava gli schiavi, loro come dei deficienti pagavano. E quindi lei andrà in pensione avendo anche più pensione di me. E te lo auguro, cara, perché non sono una persona invidiosa, ci mancherebbe. Se tu avessi la mia pensione, penso che moriresti di fame dopo 2 giorni. Quindi non sia mai. A questo proposito, ho deciso di vedere un po' di siti per la dominazione, no? E così ci sono tipo, ho trovato cerco schiavo, fetish annunci. Qualcuno mi faccia sapere se poi questi siti sono buoni o no, perché io non ho pazienza, voglio andare subito nei siti più buoni e voglio schiavi di qualità, dovete sganciare il denaro, che cazzo. Quindi cerco il tuo schiavo o cerca il tuo schiavo o la tua padrona. Questo sito cerca schiavo, secondo me è una ciofeca. Perché c'è gente che secondo me finge di essere schiavo ma è dominatore soltanto per insultare. Io l'ho provato, guardate, non ci si guadagna una mazza. Se poi mi avete altri siti da farmi provare, io sono sempre pronta a provare. Però adesso io ovviamente lo sto prendendo per uno scherzo perché mi viene da ridere, non riesco a prendere queste cose seriamente. Però insomma, se funziona, io non ho una reputazione, ho la faccia da culo. E io ci ho provato a lavorare onestamente, finisci veramente a fare lo schiavo per 3 euro. Infatti, c'è qualcuno a questo proposito, ho trovato un bellissimo annuncio. Annuncio shock in bacheca all'università, cercasi schiavo. È stato pubblicato dalla stampa dove un tizio, no, era abituato a sentirsi le lamentele dei suoi colleghi di università che lavoravano per tipo 2 euro e mezzo l'ora, venivano sfruttati, le vacanze se le sognavano, si lavora le prime 12 ore al giorno, guai a te se dormi più di 6 ore, no? E ha fatto un annuncio shock, ha scritto un annuncio dicendo tipo qualcosa tipo le vacanze potete infilarvele nel vi sfrutterò e voi sarete i miei schiavi e l'hanno contattato in molti, quindi veramente io cerco schiavo. Sto scherzando. Io cerco anch'io schiavo e metto l'annuncio direttamente su internet, no?
Niente, la cosa si sta facendo fantastica. Comunque, ricordatevi che anche in questo ambiente c'è un sacco di merda, eh. Ci sono schiavi che fingono di essere schiavi, ma sono lì soltanto per prendervi per il culo. E praticamente, la mia carriera di dominatrice potrebbe durare 2 secondi perché non mi prendono assolutamente sul serio neanche gli schiavi. Quindi, prendete da quell'uomo, iniziate a pensare che ho 48 anni e che cazzo prendetemi sul serio, pezzi di merda, schiavi luridi. Come dice la diva, io guardo solo al cash, ai big money. E niente, adesso vi lascio che devo fare il mio vero lavoro, devo insegnare italiano. Però insomma, questi annunci sono fantastici. Per esempio, aspettate, prima di andare via ve ne leggo forse uno. Ho trovato una tizia che tipo faceva la commercialista, però ogni tanto così per arrotondare faceva queste cose qui. Salve ragazzi e uomini. Quindi ci sono due categorie. Chi si pone a farsi conoscere ora è Marina, una donna che ama il BDSM, una pratica sessuale che mi ha colpito ancora prima di provarla. Ho 34 anni e vivo nella città di Palermo. Lavoro come commercialista e ho avuto. Vediamo un po', qua finisce e ho avuto. Cambia. Io ho avuto una storia di 8 anni, chiusosi ormai da 5 mesi, quindi può fare il cazzo che vuole. Sono alto 1,76 m. Sti cazzi, complimenti. Ho i capelli lunghi e ricci. Il colore è nero corvino, mentre i miei occhi sono verdi con un taglio da gattina. Infatti, sono anche brava a fare le fuse, ma anche a graffiare se occorre. Attenzione che questa è pericolosa. Fisicamente, indosso una quarta di reggiseno e ho il 44 di vita. Sti cazzi che fisico, complimenti. Amo indossare vestitini e gonne lunghe con spacchi alquanto profondi. La parte del mio corpo che apprezzo di più sono le gambe e le spalle. Merito di anni di piscina che mi hanno formato in maniera significativa. Formato in cosa? Cioè, formazione universitaria, no? No. Al limite è tornito il fisico. No. Vabbè, non lo so. A completare poi questa descrizione non manca la parte riservata ai tatuaggi. Ne sono stata amante fin da piccola, infatti finora ne ho già 7. Miei coglioni. Ma non nego che ho già in mente di farne altre 2. Wow! Quindi di diventerà praticamente una sorta di non lo so, di tatuaggimetro semimovente. E vabbè, abbiamo visto anche gli annunci sadomaso per l'Ale. Io non so come descrivermi. Pezza di scema, rincoglionita, diventata dominante per necessità. Ecco, sì, sono molto professionista. Buongiorno a tutti e fine della figura di merda.